Sapete cos'è questo? Questo è un distributore di dolci maledetti. E oggi andremo a provarli in questo video, ma andremo prima anche a vedere tutti i dolci banditi. Partendo da questi, i vermetti gommosi sono stati banditi perché degli youtuber si sono messi a provare delle cose strane e hanno scoperto che i vermetti gommosi in alcuni paesi del mondo erano fatti con veri vermetti. Poi qua ci sono stati altri dolci banditi, come potrebbero essere la zucca di Halloween che vomita, oppure l'occhio che su cui fuoriesce sangue. Poi questa la conosciamo benissimo. Ragazzi, avete visto? C'era Guaghi. Tornate indietro con il video per vederlo. Prime tra tutte le bubblegum della pantera rosa. Queste, ragazzi, sono state bandite perché delle persone ci hanno fatto degli esperimenti sopra, perché gli piacevano i gusti di alcuni componenti chimici, e ad uno di loro è proprio scoppiata come una bomba in bocca sta caramella. E il risultato è stato che l'hanno bandita. Io avrei bandito lui, e invece no, la colpa è della caramella, perché ha usato sostanze chimiche molto brutte, radioattive, che lo hanno fatto scoppiare, come è successo a Patrick in questo video. Questi, ragazzi, sono i Kinder Surprise Toy. In America sono rimasti ancora banditi i Kinder Sorpresa perché dei ragazzini americani si sono ammazzati mangiando degli ovetti Kinder, perché erano piccoli, non sapevano che c'erano i giocattoli dentro, cosa che se c'è scritto Kinder Sorpresa lo saprai, però sono scemi. Hanno fatto così, se sono mangiato tutto per intero e il giocattolo gli si è aperto, gli è finito in gola, gli è rimasto incastrato. E quindi i Kinder Sorpresa in America sono banditi tutt'oggi, ed è una cosa veramente strana. Lascia mi piace, commenta con hashtag caramelle bandite, iscriviti, oppure stanotte le tue caramelle ti avveleneranno. Qui abbiamo i ciuccini. Questi ciuccini strani, ragazzi, sono stati banditi perché erano molto appuntiti, e quando un bambino magari prendeva e li mangiava, gli rimanevano incastrati anche questi in gola e gli succedevano le peggio cose. Però qua è sempre stupida la stupidaggine della gente che gli ricompra queste cose ai bambini. Orsetti gommosi dei trolli. Ah no, questi sono i vermetti dei trolli. Questi, ragazzi, sono stati banditi perché erano fatti con il grasso di vermi. Erano dolci fatti col grasso di verme, e li hanno banditi un po' da tutto il mondo perché, allora, innanzitutto erano stati creati senza grasso di maiale, eccetera, apposta per determinate culture, eccetera. Però nessuno sapeva che c'era questo schifo dentro, nemmeno io da piccoli mangiavo, mi viene da vomitare a pensarci adesso. E sono state bandite per questo specifico motivo. E in alcuni paesi sono rimasti banditi tutt'oggi i trolli, nonostante tutto in Italia si sono riabilitati, perché adesso invece sono fatti con altri tipi di contenuti, perché pensano che inducano i bambini a mangiare gli animali solo perché hanno forme di animali. Questa è una cosa un po' stupida, secondo me, eh? Però in alcuni paesi è così. E a proposito di forme di animali, io direi di andare a provare la prima caramella di oggi, che è il super delfino. Vedete, non è un delfino normale, tutti li abbiamo mangiati quei delfini in miniatura. Questo è un delfino gigante ed è radioattivo, arriva dal Giappone, e dicono che ti crea una specie di sorriso olografico a mangiarlo. Io direi di provare e vedere se veramente funziona. Io sto mangiando per voi, lasciatemi piace per favore, che potrei morirci con sta roba. Per ora non sembra successo niente, forse ci vuole un po' per lasciargli, è passato un tirannosauro qua fuori, però forse ci vuole un po' per lasciargli fare l'effetto, quindi non lo so. Notate qualcosa di strano? Boh, io non ho visto niente. Se notate o sentite qualcosa di strano, scrivetemelo nei commenti. Lucas Mexican Candy. Questa, ragazzi, è una caramella bandita in tutto il mondo, tranne che in Messico ovviamente, perché contiene la polvere di peperoncino. Ma non è peperoncino normale, ma è il più piccante del mondo, che ovviamente è al massimo della scala Scoville, e giustamente uno non può ingerire questa quantità come questo ragazzo, di specie un bambino che rischia di sentirsi male. Cioè, già mi ci sentirei male io, figuratevi un bambino di 2 anni che va lì e fa e muore. Con una caramella del genere non è che si possa fare tanto, eh. Poi giustamente c'è la gente che ha iniziato anche ad annusare questa polvere di Luca Mexican Candy, e ci sono finiti in ospedale. Ma è gente scema questa. Io ripeto, alcune volte bannerei le persone, non la caramella. Candy corn. Tra l'altro questi, ragazzi, ce li abbiamo qua ad approvare dopo. Sono stati banditi perché dicevano che contenevano cose radioattive oppure residui umani, perché si dice che praticamente sono dei... Innanzitutto c'era la leggenda dei candy corn, che prendevano il sopravvento e diventavano dei mostri, ma si dice che contenevano anche alcuni dei resti umani di gente che ci si è fatta del male a produrli e non hanno tolto niente, cioè hanno lasciato tutto lì e buonanotte. Oltre questo si dice che contenevano delle sostanze che ti controllano la mente, ti portano a mangiarne sempre di più di queste candy. Infatti vengono prodotte principalmente per Halloween, o almeno in America ancora sono prodotte, nel resto del mondo no. E si dice che ti portano a mangiarne talmente tante che arrivi a un punto che scoppi. Per fortuna in Italia questa roba non ce l'abbiamo. Free candies, caramelle gratis. Queste, ragazzi,
ragazze sono state bandite, ovviamente perché se si avvicina a Don Gino e vi offre una caramella gratuita potrebbe avere doppi fini, no? Lo sappiamo tutti che ha una bella cantina spaziosa Don Gino. A parte questo, sono stati banditi anche perché molti dolci contenevano dati gratuitamente da persone a caso. Oh, tra l'altro questi ce li ho anch'io, ragazzi, ce li ho pure io questi, sempre da provare oggi. Molti di questi dolci venivano dati con delle sostanze dentro o che ti ubriacavano mezzo oppure che ti facevano sentire male, tipo una sostanza che si usa tutt'oggi per far andare le persone in bagno e scaricarsi, no? Avete capito cosa intendo? Sono sostanze giustamente vietate ai bambini e invece la gente ce le metteva dentro anche per indurli poi un domani a farne uso al posto dello zucchero. Hippy Slippy, questa ragazza è una caramella bandita in tutto il mondo tranne che in Italia e in alcuni altri paesi. Ragazzi, avete visto? C'era Guaghi, tornate indietro con il video per vederlo, perché ricorda un'iniezione e anche perché tutto sommato, cioè, non ha senso che te devi mettere del latte lì dentro e succhiare, che schifo, ma mettili direttamente dentro una tazza di latte, no? Non è meglio? Solo che sono degli oggetti di dubbia provenienza, perché in America e in altri paesi, tantissimi paesi, direi, ragazzi, adesso di andare a provare un candy corn, che in questo caso è un candy hearts perché ha forma di cuore, perché se giustamente essendo bandito, ragazzi, quello vero non è che me lo potevano mandare con quella forma lì, l'hanno fatto con un'altra forma e l'hanno fatto passare per una caramella diversa, ma se lo mettete così riconoscete che è un candy corn e i colori sono quelli, tra l'altro. Adesso io direi andiamo ad assaggiarlo e vediamo che effetti ci dà, perché questa volta io non lo so. Ok. Sono dancing. No, sto scherzando, non mi ha dato niente per ora. Anzi, è salata. Una caramella salata. Siamo seri? Siamo salati? Raga, ma io mi sento roba negli occhi. Ragazzi, mi sento gli occhi caldissimi. Ma è normale sta cosa? Mi sento veramente caldi. Ma proprio tanto, non avete idea. Ora sembra passato, ma non è normale. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete notato altro. Adesso andiamo a vedere le altre caramelle bandite. Questa volta, ragazzi, parliamo di dolci bannati per cose assurde, perché facevano schifo. Per esempio, i marshmallow blu. Perché sono stati bannati questi bellissimi marshmallow blu? Semplice che si chiamavano peppers, tra l'altro, peppers tra l'altro, perché erano marshmallow con formaggio andato a male. Cioè non è che avevano dei coloranti strani, era proprio andato a male. Lo facevano diventare verde o blu a seconda di quello che preferiva la persona e li facevano andare poi a cuocere. Sono stati banditi per questo principale motivo, e anche perché tra l'altro fa strano che creava dipendenza, nonostante tutto erano delle cose che facevano veramente schifo. Anche se in Italia girano ancora questi marshmallow, dipende dove. Quindi se volete un consiglio, controllate che ci siano i coloranti e che non sia andato a male, grazie. Poi come vedete in America ne facevano di ogni tipo. Io non ne ho mai mangiati tra l'altro di marshmallow, di quelli da cuocere. Mi sarebbe sempre piaciuto, un giorno magari ci proviamo in live a cuocere i marshmallow. Cos'è sta roba? Qua invece, ragazzi, andiamo su qualcosa di veramente schifoso, e cioè che queste caramelle di cioccolato non erano caramelle di cioccolato, sono state bandite perché ad una certa la casa di produzione ha iniziato a far uscire fuori delle caramelle con delle forme strane che ricordavano la cacchina di qualche animale. Oltre questo, ad una certa hanno iniziato veramente a vendere delle buste con questa roba dentro, con la cacchina di animale, di coniglio principalmente, e nessuno si è reso conto che era veramente, che era quello schifo lì. Se la sono mangiata, se la sono degustata, e poi giustamente ad una certa la gente si è sentita male, anche perché loro poi facevano degli esperimenti, quindi mettevano il cioccolato dentro la pancetta da morire, ragazzi. Giustamente la gente ad una certa si è sentita male, ha detto: oh, ma che sta succedendo? Questa sembra PewDiePie Mars da piccola. Ma che sta succedendo? E si sono un po' spaventati e l'hanno bloccata, scoprendo questo schifo. E tra l'altro lo stesso scandalo c'è stato anche con gli Smarties, con i candy corn, eccetera. Però si sono salvati loro perché hanno tolto e via. M&M's Knockoff. Anche questa roba me la ricordo che da piccolo la prendevo, adesso non esiste più. Erano delle caramelle talmente tanto zuccherate che gli occhi strabuzzavano di fuori a chi le mangiava. Avevano delle dosi troppo esagerate di zucchero all'interno, nascondevano le arachidi. E tra l'altro, per chi è allergico all'arachidi è un casino, perché non veniva neanche specificata sta cosa. Erano dei problemi enormi, la gente ci soffocava, e sono state bandite per questo motivo le M&M's qualcosa, non mi ricordo il nome preciso. La gente veramente si sentiva male, anche perché poi ad una certa, oltre per chi era allergico, hanno iniziato a produrne con la salmonella senza accorgersi che c'era, specialmente l'edizione dedicata ai Power Rangers, e il risultato è stato che questa gente si è sentita male e l'hanno dovute bandire effettivamente. Poi qui abbiamo anche le Skittles.
Sixlets, scusatemi, sono confuso, che erano delle caramelline che tendevano a prendere la forma di un bruchetto e dovevano essere delle caramelle buone, solo che contenevano uno spago all'interno per rimanere a forma di bruco, e quello spago, se non sapevi che c'era, ti rimaneva incastrato in gola. Direi, ragazzi, adesso di provare questo. Questa, ragazzi, è una mandorla che si dice che è in grado di colorarti i capelli del colore della mandorla. Io provo. È stata bandita perché è fatta con delle cose molto particolari. Infatti guardate che c'è del bianco dentro, che è la sostanza di cui stavo parlando io, che dovrebbe colorarti i capelli. Ma è tossica, purtroppo, sta sostanza. Se ne mangi una, giustamente, non è che succede niente, ma se te ne mangi tante succede. Ma raga, ma sono diventati veramente arcobaleno. Chissà per quanto durerà questo effetto. Godiamocelo, va bene? Godiamocelo. Non so per quanto durerà. Milk Duds. Queste caramelle, ragazzi, sono state bandite perché causavano mal di pancia. E a parte quello, sono state bandite anche perché causavano carie istantanee. Erano talmente zuccherate che se te ne mangiavi anche solo una e facevi così, il tuo dente, se avevi i denti deboli, li vedevi proprio sgretolarsi, iniziare proprio a uscirti il ketchup umano dalla bocca. Cioè, sono state bandite per questo motivo. Sono state anche usate, tra l'altro, per memare su gente famosa o altro che si sentiva male dopo aver mangiato. Però, ragazzi, veramente è stato orribile. Cioè, sono state bandite perché ti causavano il mal di denti, carie, eccetera, istantaneamente. Cioè, te facevi così, l'avvicinavi al dente e il dente si sgretolava da quanto zucchero c'era. Anche perché dovete sapere che a livello mondiale ci sono dei limiti di zucchero, e questa caramella li superava tutti, come vedete in questi video. Addirittura ad alcune persone si incollava la bocca. Tootsie Trolls. Queste sono delle caramelle bandite inizialmente per plagio, perché plagiavano altre caramelle che tutti noi conosciamo. Altre, le ultime sono state bandite invece, ragazzi, semplicemente perché ad una certa hanno iniziato ad avere degli odori orribili, ed è venuto fuori che erano prodotti con materiali radioattivi di scarti di bombe nucleari del 1900. Ma mi state prendendo in giro? E sono state bandite per questo motivo qui, perché diventavate tipo Palpatine verdi a mangiarle fisse, e avevano degli odori veramente orribili. Gente è caduta in depressione per questa cosa, perché non si riusciva più a guardare allo specchio, un casino. E sono state bandite ad una certa, giustamente, perché erano tossiche. Cerotti insanguinati come dolci, cerotti col ketchup come dolci, maialini che cagano come dolci, oppure insetti che schifo. Cioè, c'è di tutto qui, veramente. I peggio dolci sono qui dentro, ragazzi. Il primo era il Gummy Boo Boss, che era un dolce a forma di cerotto che è stato bandito perché era disturbante per le persone che lo mangiavano, e anche tanto. Era un cerottino, a volte, talvolta trovato anche con delle macchioline rosse fatte con della glassa o robe del genere, tipo della marmellata. Però giustamente le persone che lo mangiavano si sentivano disturbate da sta cosa di mangiare un cerotto, anche se finto. E alcune persone sceme si sono confuse, hanno mangiato anche cerotti veri, e quindi giustamente, arrivati ad una certa, le hanno dovute bandire. Anche perché, come vedete, cioè, è disturbante. Ma mi stai prendendo in giro, papà? Mi compri questi dolcetti? Porky Poopers. Questo, ragazzi, era un dolce a forma di maialino che faceva la popò e cagava i dolcetti. Giustamente è stata bandita sta roba perché addirittura alcune volte, in alcune buste specifiche fatte apposta da alcune persone che erano state licenziate, veniva inserita la vera maialino, ed è stato bandito in tanti paesi, tranne in realtà il nostro, dove è ancora in commercio, perché con lo scandalo da noi per fortuna non è arrivato, perché hanno continuato a farle col cioccolato, eccetera. In tanti paesi è stato bandito anche perché dicono che è disturbante il fatto che per mettere le caramelle lo devi decapitare, cioè gli devi togliere la testa per mettergli le caramelle, e poi anche perché era molto esplicita la cosa, cioè, come si dice, non era censurato, ecco, anche se ditemi cos'è che doveva essere censurato. Harry Potter Croc Lunch Crusters. Questo, ragazzi, è stato bandito perché ci mettevano in realtà carafaggi caramellati. Ma che schifo. Ma vogliamo vomitare stasera? Dei cavolo di scarafaggi caramellati che la gente si mangiava anche con gusto, per dire: guardate, sto mangiando il dolce, che schifo, che schifo, che schifo, questo è il mio odio per gioia della vita, per dire che stavano mangiando il dolce di Harry Potter. Scusate, sono insettofobico, ok? È il dolce, ma che schifo, il dolce peggiore che io abbia mai visto. Poi questo sembra Full Tilton. Madonna, che schifo. Basta, non ne parlo più di sto dolce, andiamo avanti, grazie. Direi di provare per ultimi dei dolci estremamente particolari, cioè i polpi. Guardate, sono dei polipetti che si dice che sono strapiccanti in realtà al centro. Io direi di provarli e vedere cosa succede. Ragazzi, ok, andiamo avanti, perfetto. L'ultima caramella di oggi è l'Airballs Gum, che è una caramella fatta con la...
con la palla di pelo del gatto. Che schifo. Ma appena mangiato, che schifo. Ma dai, ma si può far vedere sta roba? Erano dei dolci fatti con quella roba lì e l'ha mangiati pure più di Pai. Ma che problemi hai? Ma che schifo. Madonna, che schifo. Sono stati banditi per ovvie ragioni. Cioè, erano fatte con la vera e propria palla di pelo del gatto congelata. Ma che schifo. E ci monetizzano pure YouTube, grande. C'erano dei dolci che in realtà era carne cruda da cuocere. Ma vi rendete conto che in Giappone vendevano come dolce la carne cruda? Della cavolo di carne cruda che se la cuocevi lievitava e diventava una zolletta di zucchero. Che senso ha? Io sinceramente non ce lo trovo. Però sono state bandite per ovvie ragioni. Perché innanzitutto, cioè, solo con roba chimica puoi arrivare a creare una carne che se lievita diventa una cavolo di zolletta di zucchero. La carne dov'è? Io voglio quella, non la zolletta. A parte quello, come vedete, cioè, per forza di cose era radioattiva, era fatta con robe nucleari per poter fare una roba del genere, perché in natura non la trovi sta roba. E sono state bandite per ovvie ragioni, anche perché la carne va conservata in un certo modo, lo zucchero in un altro, e conservato come facevano loro o ti andava male la carne o ti andava male lo zucchero. Era un cane che si morde la coda praticamente. Ultima, ma non per importanza, The Taiko Milk Chocolate Bar. Questa ragazza è stata bandita perché il tizio che la rappresentava era inquietante più di me quando mi sveglio la mattina. Giustamente hanno detto: guarda, la togliamo perché per i bambini è inappropriata una roba del genere. Tra l'altro era una barretta di cioccolato al gusto patatine, e c'erano delle patatine al gusto cioccolato. Cioè era tutto fatto al contrario. Giustamente anche qua il cioccolato va conservato in un certo modo, le patate in un altro, conservato tutto nella stessa identica forma, rischi che ti vada male o uno o l'altro.